Benvenuta o benvenuto a Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale. Un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se studi e parli italiano e ti interessa scoprire cose interessanti sull'Italia, raccontate in italiano semplice, questo è il podcast che fa per te. Lecce, la perla barocca del Salento. Guardando una mappa dell'Italia dall'alto, si vede una forma molto chiara, quella di una grossa scarpa, o di uno stivale, per essere precisi. È una cosa molto nota, al punto che anche storici, giornalisti e commentatori usano la parola stivale per riferirsi alla nostra cara penisola. Come ogni stivale che si rispetti, l'Italia ha un tacco. E quel tacco è la Puglia, in particolare una zona precisa della Puglia, la parte più bassa, una zona che con il resto della regione condivide molto il clima, la storia, in parte la cucina, ma anche una parte di identità orgogliosamente autonoma, che si vede, per esempio, nel dialetto, un dialetto diverso dal pugliese e che invece ha molti punti di contatto con il siciliano e con il calabrese. Quella zona, una vera e propria regione nella regione, è il Salento. E al centro del Salento c'è la sua città più importante. Una città legata al mare, anche se il mare è lontano 10 chilometri. Legata a Napoli, anche se Napoli è lontana 400 chilometri. È legata alla Spagna, anche se la Spagna è lontana, veramente parecchi chilometri. Ma non importa, perché questa città ha preso da questi luoghi e da questi simboli l'ispirazione per creare i suoi luoghi e i suoi simboli, costruendo un'identità unica e un po' capricciosa. Capricciosa perché nel posto in cui si trova nessuno ci capita di passaggio. Se la vuoi conoscere, devi andarla a trovare, bussare alla porta e farti aprire, per bere insieme un caffè o un bicchiere di vino. Qualcosa da bere qui, te la offrono sempre, e quindi andiamocela a prendere. A Lecce, la perla barocca del Salento. Lecce oggi ruba l'occhio per la bellezza incredibile delle sue chiese e dei suoi palazzi barocchi. È una cosa che non si può non notare, e che ovviamente è legata a doppio filo alla sua storia, che ha uno dei suoi punti chiave nel secolo del barocco, il XVII. Un altro dei punti chiave, naturalmente, è la sua fondazione, antichissima, più antica di quella di Roma, e avvolta da simili leggende. La storia della fondazione di Roma è così nota e la potremmo ripetere come una preghiera, nata dal volere di Romolo e Remo, figli di Rea Silvia, a sua volta discendente di Enea, principe troiano scappato dopo la guerra leggendaria raccontata da Omero. Il mito di Troia ha nutrito molte altre leggende, e tra queste anche quella che oggi ci riguarda da vicino, proprio quella di Lecce, che secondo il mito fu fondata da Malennio, discendente del leggendario Minosse, re di Creta, i cui figli avevano partecipato, anche loro, alla guerra di Troia. Mettendo da parte il mito, le prime tracce di insediamenti umani a Lecce sono davvero più antichi di quelli di Roma. Probabilmente i veri fondatori erano viaggiatori arrivati dall'Illirico, ovvero la regione dell'attuale Albania, un popolo passato alla storia come Messapi. Nel tempo, l'insediamento messapico cresce e diventa una vera e propria città, che prende il nome di Sibar. Nello stesso periodo storico nascono altre città fondate da popoli arrivati dal nord della Grecia e influenzati dalla cultura greca e macedone. Fino a che poi, nel III secolo d.C.,
in queste zone non arriva un popolo di origini completamente diverse, un popolo di guerrieri forti e organizzati che parlano una lingua diversa e che presto prendono il controllo della regione. Sono i Romani. Nel periodo romano l'antica Sibar prende il nome che poi sarà Lecce e diventa una città grande, una delle più importanti dell'Italia meridionale. Per andare al punto chiave successivo della storia leccese dobbiamo fare un salto fino alla fine del Medioevo, quando l'Italia del Sud passa nelle mani della dinastia spagnola degli Aragona, che decidono di fare di Napoli la loro capitale e di Lecce il loro fiore all'occhiello. La ciliegina sulla torta arriva più tardi, quando sul trono di Spagna e su molti altri troni d'Europa insieme si siede uno degli uomini più potenti della storia, l'imperatore Carlo V. È proprio con Carlo che Lecce conosce la sua massima espansione. La città si riempie di edifici nuovi. Sembra che tutti quelli che contano vogliano lasciare a Lecce le loro tracce, costruendo un palazzo, una chiesa, un convento o qualcos'altro. Quella in Spagna è l'epoca del barocco e dalla Spagna continentale gli echi di questo nuovo stile arrivano anche nei possedimenti più lontani. Curiosamente, Lecce si riempie di chiese, simboli della cristianità, mentre alle sue porte c'è il grande impero ottomano, la casa dell'Islam, uno stato potentissimo all'epoca che tiene il fiato sul collo dei grandi regni cristiani. L'ultimo dei punti chiave della nostra storia è abbastanza vicino a noi. Si apre e si chiude nel periodo delle due guerre mondiali, quando Lecce resta un po' ai margini della storia e per sua fortuna evita le distruzioni che colpiscono città e paesi vicini. Guardando le foto di Lecce durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è una cosa che colpisce: la protezione costruita ad hoc per proteggere le chiese e i palazzi cittadini in caso di bombardamento. I leccesi, insomma, erano pronti a difendere i loro simboli, elemento fondamentale della loro identità. L'identità di Lecce passa quasi totalmente per il suo barocco, un elemento che attrae i turisti e inorgoglisce i locali. In particolare, le basiliche di San Giovanni Battista e della Santa Croce sono gli esempi più vistosi e apprezzati, ma naturalmente ce ne sono molti altri. Basta fare un giro dentro e attorno a Piazza Sant'Oronzo, la più importante della città, dedicata al santo patrono di Lecce, che si racconta abbia protetto la popolazione dalla terribile peste del 1656. La cultura leccese, però, non passa solo da un elemento architettonico del passato, ma anche dalla sua collocazione nel presente. Nel mondo sempre più globalizzato, sono tante le esperienze locali che lottano contro l'omologazione. Per questo Lecce si è fatta capitale orgogliosa del Salento, la parte più meridionale della Puglia che, come dicevamo, ha il suo dialetto peculiare, ma ne ospita anche un altro ancora più particolare. Da queste parti, infatti, in alcuni paesi si può sentire parlare il grico, un dialetto di evidente origine greca e che arriva dai tempi lontanissimi della presenza di Lecce e del Salento nell'orbita bizantina all'inizio del Medioevo. Di questa identità, allo stesso tempo locale e globale, si sono fatti ambasciatori alcuni musicisti, come per esempio i Sud Sound System, un gruppo che mescola sonorità reggae giamaicane e suoni tipici derivati dall'antichissima tradizione musicale salentina. Sempre per quanto riguarda la musica, ma su toni più pop
e universali. Dal Salento arriva un gruppo che è sicuramente tra i più noti e ascoltati in Italia, i Negramaro. Il nome Negramaro per qualcuno di voi potrebbe essere familiare, perché è anche quello di un vino, un famoso vino pugliese, di colore rosso scuro e dal sapore intensissimo, fratello e rivale di un altro grande vino locale, il Primitivo di Manduria. Sono vini forti e accompagnano bene pietanze dal sapore intenso. La cucina leccese è semplice, ma proprio per questo molto gustosa. Uno dei suoi piatti più famosi è quello noto come ciceri e tria. I ciceri in salentino sarebbero i ceci, che infatti accompagnano questa pasta molto sostanziosa, arricchita con aglio, cipolla, rosmarino e alcuni pezzi di pasta che vengono fritti e aggiunti sopra. Altrimenti potete provare la puccia, una focaccia tonda fatta di farina di grano da farcire con gli ingredienti tipici della zona: pomodori secchi, capperi, tonno, verdure spontanee e naturalmente olio extravergine d'oliva del Salento. Come alternativa poi ci sono i rustici, dei paninetti fatti con due dischi di pasta sfoglia al cui interno si possono trovare varie cose, ma di solito mozzarella, besciamella e pomodoro. Diciamo che è la risposta salentina ai panzerotti baresi. Come vedete è una cucina ricca di carboidrati. Del resto non è un segreto. La Puglia è una terra da sempre destinata alla coltivazione del grano. Dal grano si fa la farina, dalla farina si fanno pane, pasta e naturalmente anche i rustici. Se volete mantenervi un po' più leggeri, potete optare per un piatto di pesce come il polpo alla pignata, ovvero polpo cotto lentamente con un contorno di patate dentro una pentola di terracotta. In alternativa, il quataru, una zuppa di pesce povero, nel senso che la mangiavano anticamente i pescatori e le loro famiglie, fatta con quei pesci che per vari motivi non potevano essere venduti al mercato, ma erano comunque buoni da mangiare e anzi particolarmente gustosi. Se volete provare anche i dolci, le scelte possono andare dal leggendario pasticciotto leccese, che in pratica è un tortino di sfoglia ripieno di crema, ai mustazzoli, dolci di origine araba, presenti anche in Sicilia e in Calabria, al gusto di mandorla e cioccolato. L'orgoglio salentino che si esprime nell'arte barocca, nella musica popolare e nella cucina locale non poteva non avere come ambasciatore anche il calcio. L'Unione Sportiva Lecce, meglio conosciuto semplicemente come il Lecce, è la squadra locale dal 1908 e gioca le sue partite di casa allo stadio Via del Mare. Come abbiamo detto, il mare da qui è lontano una decina di chilometri, ma la vocazione dei leccesi è sempre quella della costa. Il Lecce indossa maglie a strisce verticali gialle e rosse e negli anni ha partecipato varie volte al campionato di Serie A. Per conoscere Lecce e il Salento prendetevi qualche giorno, possibilmente non nel cuore dell'estate, perché in quel periodo questa zona di spiagge bellissime si riempie di turisti e bagnanti e potrebbe mancare l'atmosfera giusta per godersi la città. Soprattutto arrivate qui con la consapevolezza di presentarvi a una città orgogliosa, pronta a offrire tutta la sua bellezza, a patto che la sappiate riconoscere. Davanti ai leccesi più fieri, magari non dite di essere stati a Bari o di volerci andare. Il caro vecchio campanilismo italiano tra queste due città è particolarmente forte. Si vede soprattutto nel calcio, ma vi assicuro che trova anche molti altri modi per esprimersi. Scherzi a parte,
Visitando Lecce, ricordatevi che siete in Puglia, naturalmente, ma soprattutto nel Salento. Riconoscete a questo luogo la sua unicità. Non è un orgoglio chiuso o conservatore, ma la voglia di essere se stessi nel villaggio globale. Se arriverete ricchi di questo spirito, Lecce si farà corteggiare e vi farà innamorare, garantito. Hai ascoltato Salvatore racconta, l'italiano semplice ma non banale, un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se ascolti questo podcast su Spotify, iTunes o Google Podcast, clicca su follow per non perdere le prossime puntate.